dove i mezzi di comunicazione se la sono a un certo momento disputata a son di milioni. È una fotografia a un certo momento che comunque sanciva la morte di Gheddafi. Questa era il dato. La morte di un dittatore importante è stata così la prima fotografia che ha sancito, la prima fotografia che è uscita, che ha sancito praticamente nel mondo la morte anche di Benito Mussolini o di Adolfo Hitler quando i russi arrivano. Cioè, ecco l'importanza anche dell'immagine di questo. O di Ceausescu, che a un certo momento con tutte le sue implicazioni altre, ecco, ancora una volta la fotografia. Dico questo perché ormai nel sistema della comunicazione internazionale la maggioranza delle fotografie che riescono a, come dire, a scuotere, no? O a far impallidire, ma non a far discutere, no? A inorridire, a far inorridire o altro, sono fatte casualmente. Quasi che a un certo momento la funzione della fotografia in quegli avvenimenti e la funzione del fotografo non c'è più. Io parlo di fotografo professionista. C'è una casualità a un certo momento all'interno di avvenimenti grandi a un certo momento con tutte le ripercussioni di un miliziano che ha o sa usare un telefonino e che riesce a fare questa fotografia e viene immediatamente catturato da un fotografo della France Press e gli vende l'immagine. La casualità c'è da questa parte. Per cui un insieme di informazioni che non ti arrivano più praticamente da della gente preparata, organizzata, su cui si può discutere all'infinito, cioè i reporter di una volta, a cui hanno ritirato il passaporto di far fotografia. Cioè l'avvenimento non è più visto, cioè una volta si delegava dei reporter delle agenzie o dei giornali o anche i freelance, ma si delegava di andare a raccontare, era una finestra sul mondo. Finito i freelance, perché sono finita la stampa, rimasti finiti i fotografi assunti dai giornali, rimasti solamente quelli delle agenzie, rimane praticamente una massa di gente che attraverso la fotografia pensa di fare anche soldi. Cioè è impressionante che praticamente quando appare Papa Francesco, no, il numero dei telefonini che si alza per fotografarlo è pari... è uguale a un certo momento al numero delle persone che stanno a piazza. C'è qualche cosa che non funziona, c'è qualche cosa in sé che non funziona in pratica, perché le fotografie avranno poi altri percorsi, altre storie, ma questo a un certo momento desiderio incredibile, io ci sono. Questo significa e mi riporta che nella prima guerra mondiale, e con questo concludo, il numero delle fotografie da parte dei soldati dell'impero asburgico, degli ufficiali soprattutto, è superiore al numero delle fotografie da parte degli ufficiali dell'esercito italiano. Ma nel senso proprio là, a un certo momento, migliaia e migliaia e migliaia, da noi poche centinaia. È molto semplice. Gli ufficiali austriaci avevano, guerra 15-18, che poi si è ripetuto nella seconda guerra mondiale, avevano la macchina fotografica nello zaino. Nostri no, perché il nostro era a un certo momento un popolo dove l'alfabetismo arrivava al 70% da una parte, dall'altra era tutto molto costoso. Per cui la fotografia era già entrata in quei paesi, non nella normalità. Infatti nel discorso di destra e sinistra dice in quell'epoca qui nasce il fotogiornalismo in Germania, perché il fotogiornalismo nasce in Germania, non negli Stati Uniti. Nasce durante la Repubblica di Weimar, nascono con i supplementi dei Rotecardi del Berlino Illustriert, con fotografi come Salomon e Felix Mann. L'AIFA arriva nel 1937, Salomon che è morto in un lager, che sono tutti sono scappati, cioè la maggioranza poi di questi fotografi della grande storia del fotografo tedesco, quasi tutti ebrei, comunisti o comunque anarchici, altro, scappano, no? E saranno la spina, scappano, fuggono, cioè, momento, da quello che è stato l'avvento del nazismo, fuggono la maggior parte negli Stati Uniti e sarà la spina dorsale del nuovo fotogiornalismo americano e del cinema americano. Cioè arrivano 10.000 intellettuali, io metto i fotografi, li metto in questo, 10.000 intellettuali nell'America e che cambieranno il gusto e la visione dell'America, basta pensare William Wilder e tutto il resto. No, dico questo per cui noi ci troviamo di fronte a delle nuove situazioni,
da una parte le agenzie fotografiche che ormai fanno sempre di più delle immagini o mandano in rete sempre più immagini estetizzanti, belle, col colore che non dicono assolutamente nulla. Dall'altra parte a un certo momento la fotografia casuale su avvenimenti, violenze, no? Incendi, cadute di aeroplani, cioè, morti e altro, fatte praticamente casualmente da persone che ormai usano la macchina fotografica o il telefonino per tutto quello, per poter fare tutto quello che gli capita intorno. Allora questo deve dare una riflessione, ci deve dare una riflessione, cioè come mai praticamente la fotografia, nel senso la grande fotografia, la fotografia diciamo forte, di impatto, la bella fotografia, è sfuggita di mano praticamente ai fotografi. Sempre un piano inutile dire, esaustivo, queste cose. Io vorrei dire, cioè, i suggerimenti che ho sentito sentendo parlare Giuliano, appoggi questa domanda. Ecco, quando lui ha detto l'America, la Repubblica di Weimar, come mai quando noi vediamo i film degli anni 20 in America, degli anni 30, vediamo che la stampa, che i fotografi per la strada in America lavorano con delle grandi macchine, con le Linof, con delle grandi Wiggy che lavorava con la Speed Graphic, cioè delle grandissime macchine. Mentre in Germania sono nate, si sono fatte, quindi con l'industria tedesca che ha speso tantissimi soldi, le macchine di piccolo formato, sicura di poterle vendere, il formato Leica eccetera, quello che andava con le pellicole che si usavano per il cinema e si facevano a chilometri queste pellicole, quindi era facile usarlo, perché in Germania, dove c'era il dibattito ma la fotografia è di destra o di sinistra, l'industria ha capito che il popolo di destra e di sinistra avrebbe combattuto per il possesso delle immagini, per il possesso del concetto stesso di immagine. Alcuni volevano ridurre l'immagine a cosa? Altri volevano fare creare delle immagini che fossero degli esseri viventi. L'industria ha capito che si sarebbero uccisi per le immagini e che servivano le macchine per combattere questa guerra, e ha creato la Leica, la Contax, tutte le macchine di piccolo formato, cioè che voleva dire creare le maestranze, gli ingegneri ottici, meccanici, cose eccetera. E così è stato. E si combatté per il possesso delle immagini, del concetto stesso di immagini. Ed è stata una sconfitta per noi, per il bene è stata una grandissima sconfitta, col vento al potere di Hitler, questa è una sconfitta, è scorso il sangue per le immagini, una grande sconfitta, così grande che l'abbiamo rimossa. Io quando parlo anche con i ragazzi, una volta ero al centro sperimentale, quello lì del cinema, col preside che è venuto a dire: state attenti a Tano, che non si trova su nessun libro questa cosa, che partiva appunto dalle macchine, partiva da perché in Germania, con la storia della Germania, sono nate quelle macchine, e perché in America, la storia dell'America, sono nate quelle altre macchine, si sono usate quelle altre macchine. Allora noi l'abbiamo persa, noi che teniamo per il bene, in Germania abbiamo perso in un modo così tremendo che dappertutto si è dimenticato il motivo del contendere, che è il concetto di immagine, che è quello che Leonardo da Vinci ha detto, e io malamente ho tentato di cose. Ora, per concludere quello che dico io, cioè queste cose, racconto quando è che mi sono imbattuto in queste parole di Da Vinci e ho detto: ma è possibile?
cioè io da quando vado alla, da quando sono andato a scuola, no, che ha inventato i sommergibili, elicotteri, aerei, paracadute, eccetera, e i carri armati, e grazie al cielo non ha mai funzionato niente. Cioè, se no, noi avremmo avuto 400-500 anni prima gli orrori della guerra che abbiamo oggi. E io non me l'ero chiesto mai. Perché non ha pensato a inventare una macchina per fare immagini? E l'incredibile è che sfogliando i pochi codici, quindi non è che si impiega tanto, che Leonardo ci ha lasciato, è certo che ha pensato per un lungo periodo a una macchina per fare immagini, ma non ha pensato a una camera oscura, perché era un concetto, una conoscenza che gli esseri umani hanno avuto sempre. I più antichi popoli conoscevano la camera oscura. Quindi lui pensava a una macchina che scindesse la realtà in punti, l'immagine in punti, e a un richiamo rimettesse insieme i punti. Aveva inventato uno scanner, ma non ha funzionato nemmeno. Ecco, lui aveva il concetto dell'analogico, cerca, avendo già, come si chiama, il, aveva pensato già ai selfie, ma poi dice, dopo aver, e ha tantissimi schizzi, con la realtà, con i quadratini, tutti i quadratini, che si, e ha tantissimi schizzi su questa cosa, ci pensa a lungo. E poi scrive, ma che senso ha? È bellissimo questo. Che senso ha? Bene che vada, avrò inventato uno specchio. È perfezionato finché si vuole, uno specchio non ha mai cambiato niente. E spiega che cos'è l'immagine per lui, che appunto, ma non avevo finito, perché lui dice, l'immagine è figlia dell'uomo, non è figlia, e quindi è nipote della realtà, ma non gli basta, lui ripete tantissime volte questa, perché si capisce che vuole aggiungere qualcosa, ma c'ha un po' paura, ma c'ha un po' paura. E poi con una calligrafia proprio che si vede che ci pensa, come dire, ora la sparo grossa, dice, quindi la fotografia è figlia dell'uomo, punto, e poi aggiunge, e cioè la fotografia, l'immagine, è punto, è parente di Dio, cioè nel senso è figlia dell'uomo, parente di Dio, cioè perché alcune immagini, come quelle che faceva lui, possono dare avvio a pensieri, possono ricreare gli uomini, possono fare in modo che degli uomini che non debbono pensare mai riflettano per un'immagine, su una immagine, l'immagine come punto di partenza per i pensieri, per i giudizi, eccetera. Parente di Dio, e bisogna dire che quando io vedo qualche immagine di Guggen Smith, di qualche altro, non moltissimi, dico, beh, c'è un fondo di verità. Da Vinci, come sempre, l'ha azzeccata, parente di Dio. Io credo che abbiamo finito, no? Perché a meno che non ci siano delle domande. Grazie.